Ok, domenica 16, stiamo entrando nel percorso che ci porta su a Montevidele. Gruppetto, siamo riusciti a farlo. Arrivano quelli di internet, sempre timidi, comunque lo stesso, li abbiamo i fedeli e si parte. Sul sentiero si apre la vista alle paleoliche e sulla vallata. Carino, dai, si comincia a presentare, carino il giro. Per il momento mondi di qua, del mondo di qua, le processionali. Occhio, pericolosissime, eh? Guarda, guarda, guarda. Beh, comunque sarebbero da ammazzare, credo. No, no, le ammazzo, ci compiani, si pensa. Allora abbiamo. Esatto. Oh, abbiamo delle belle storie narranti, vero? La storia del cinghiale che si mette a sedere sulla panchina, che si sfrega e lascia le zecche attaccate alla panchina, attaccato dietro da una lonza, un famoso maiale, un famoso pezzo di maiale che corre e ti attacca. Bene, anche qui un momento molto bello. Sì, sì. Vabbè. Se, sappiatelo se non lo sapevatelo, ve lo dico, se non sapevatelo sappiate. Questa è la panchina del cinghiale. Sì, sì. Attento che dopo avrai tutte le. Qua c'è la lonza, t'attacca da dietro la lonza. Sì. Sì, c'è la lonza e la costoletta. La costoletta è tremenda, se ti prendi. Sai che non state male così, non state male. Il cinghiale, la lonza. Caduto fazzoletto, non lo so. Per il momento ecologista non lascia. Vista sul Monte delle Formiche. Bello! No, quella non è una primula, Ciccio. No. Guarda, 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 guarda. Scusi, momento botanico. Momento botanico, ci può dire perché c'è. Quelli sono fiori. Bello, bello. Oh, campanule, campanule. Gran disastro, devo fare il corso veramente da guida, perché se no non ce la posso fare. Bestia, bestia, dov'è? Bestia. Anche quella è feroce. Abbiamo un gruppo. Abbiamo un gruppo troppo naturalista. Guarda che non è un prete questo. E si cominciano già, ma è un presto. Capanne etrusche, celtiche etrusche. È vero. E vai di boccia! E andiamo! Cameriera, vai. Mi fai il ciocco però, mi fai il ciocco. Che il ciocco non è chic. Non è chic. No! Col bicchierello! Cosa prendiamo? Mi verrebbe da fare una battuta, ma non posso, visto che ho fortitudo verso di 25. Sì, la prima. L'altra un po' peggio. Per il. No! Ma caldo, ma come. Ma la bustina! Questo è il mio frigo, direi. Ma mi stai scocciando adesso! No, ma sei sporcato! Come faccio a metterlo dentro lo zaino che puzza di vino?
salviette. Ma le salviette sì. Ma porca miseria, ma sai perché pensavo fosse più capito? Ma pensare, già il verbo pensare dovresti già. Pensare, via. Va bene, allora per il botte con tre. Niente, hai già bevuto te, per il botte con tre. Una! Per chi non c'è, via, via. Allora, il giro a Monte Bibele sta diventando una comic. Tra un po' ci sarà la presentazione anche di Le Pentole, ve lo voglio dire. No. A parte che perdiamo come dire, i componenti uno alla volta. Dai. Via. Speriamo di arrivare in fondo. Per adesso abbiamo fatto 4 km, abbiamo mangiato, fatto un cazzo e... C'è l'otto, via, c'è l'otto, andiamo a vedere l'otto. Insediamento. Come al solito incontri con animali. Ma cosa sono? Capre queste, non sono più capre. Bella quello lì, quello è un maschio, occhio perché i maschi. Sì. Bello però quello là, eh? Che ti gira un guado, l'abbiamo trovato e adesso aspetta, arriva il reporter. Vai reporter, c'è il guado. Aspetta, vai di guado. Aspetta, vai, è dura qua. Aspetta, apperò. Ed ecco i nostri avventurieri e anche il passaggio del fiume. Ma dove vi porto? Ma che guida sono? Ma porca miseria! Ma dov'è? Sì. Ma lascia stare, tronco vecchio, è andata male che dopo poi mi fate male. Ed ecco il tronco. Ah, scusate, parlavo di quelli di prima. No, ma bella sta valle qua, eh? Bello, eh? Ma dove vi porto? Lisina, ma che esperienza ti faccio fare? Così, alla cazzo di cane, così. Dove vai, Alberto? Esci dall'acqua che non ti... Esci dall'acqua che non ti faccio andare, non ti mando a letto senza cena. Che poi mi stai male, domani non puoi andare a scuola. Uno stambecco, eh. Oh, avevamo perso Baglietti, adesso ce l'hanno. Ma è uno spettacolo. Ma io voglio sapere che fiume è questo qua. Io lo vorrei fare il fenomeno che passa sul tronco, solo che so che mi faccio male, sì. Sì, sì. No, non faccio niente. Bello però. 103, ve lo consigliamo se volete fare la gamba. Guardate la faccia, tutti in sudarello. 803, ragazzi, prima di Quinzano, se volete fare una tiratina, non so quanti chilometri, ma secondo me 1,5 km di salita, bella pesa c'è. Ecco, se eravamo in fondo al fiume, 5,50.
di dislivello. Buono, buono, buono. Secondo me in un chilometro è qualcosa, non di più. Perciò chi vuol fare la gamba, supera 803. Si è aperto dopo un po' di bosco e una salita tremenda. Adesso ci dirigiamo verso Quinzano. Vediamo per che strada poi. Per di qua dobbiamo andare. Qua? Eh sì. Poteva tagliare per il prattone. Oh, questa arriva sempre dopo. Ma porca miseria. E questa ci arriva sempre dopo. Ecco. Andiamo a tenere il gruppo un pelo staccati. Via. E niente, giro bello con salita veramente impegnativa e ci vediamo la prossima domenica. Ciao a tutti.